Allora, attiverà nuovi e più efficaci percorsi di partecipazione da parte dei cittadini? Sì. È prioritario realizzare un cambiamento nelle politiche sociali in direzione di rinnovate politiche di welfare di comunità? Sì. Attuerà collaborazioni con società professionali specializzate nella progettazione comunitaria? Sì. È favorevole al sistema urbano integrato Terni-Narni? Sì. Ricercherà rapporti più strutturati con l'area metropolitana di Roma? Sì. Il riequilibrio territoriale tra Terni e Perugia è necessario? Assolutamente sì. In termini di area vasta, Spoleto e la Valnerina andrebbero inclusi nella provincia di Terni? Sì. La Flaminia è un collegamento viario strategico da migliorare? Sì. Gli attuali corsi di laurea presenti a Terni sono adeguati in termini di sviluppo territoriale? No. Università ed altri enti di formazione devono avere la sede in centro a Terni? Sì. È favorevole ad un maggior posizionamento dell'ITS in città? Sì. Nel turismo è favorevole a strumenti di promo commercializzazione a livello territoriale? Sì. È soddisfatto della gestione della cascata delle Marmore? No. È necessario limitare i permessi di accesso alla ZTL e all'isola pedonale? Sì. È prioritario contrastare la sosta selvaggia in centro città? Sì. Confermerà la presenza del mercatino infrasettimanale in centro? Sì. Userebbe la leva fiscale per contrastare la desertificazione delle aree commerciali? Sì. Il miglioramento della qualità dell'aria è una priorità assoluta? Sì. È favorevole alla realizzazione di un impianto regionale per il trattamento dei fanghi a Maratta? No. Ritiene fondamentale realizzare un nuovo ospedale a Terni? Sì. È favorevole al ricorso al project financing? No. È favorevole alla costruzione di un nuovo stadio? No. Ritiene prioritaria una diversa ripartizione di canoni idrici a favore di Terni? Sì. Si ispira ad un modello di città già esistente, professore? No.